Ciao a tutti, sono Giulia, di Specialisti del Web, sono qui con Giulio Magno, CMO e co-founder di Eligo Milano. Ciao Giulio, Ciao Giulia, benvenuto. grazie mille dell'interesse e dell'opportunità. Figurati. Allora Giulio, tu hai sempre voluto fare l'imprenditore o ti immaginavi un altro percorso di vita? No, non ho mai voluto fare No. imprenditore, e è una cosa che è emersa un po' per gioco, un po' per caso, e il mio percorso è più legato a un percorso molto tradizionale, cioè università, poi ho lavorato in grandi aziende, poi in piccole. Più il lato manageriale, una crescita diversificata, poi una specializzazione in ambito marketing. Durante un MBA in Bocconi, ormai 4 anni fa, quasi 5, tra un po', facendo questo MBA serale, questo MBA executive, è capitata l'occasione con una call dedicata a delle startup in ambito Clean Tech, organizzato al Politecnico di Milano, di lanciare un progetto, e questo è stato, diciamo, l'esordio nel mondo delle start-up, non pensando che sarebbe mai diventato poi dopo un'attività che mi avrebbe impegnato H24. Ok, quindi è da subito partita come un'idea full time. No, 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 è Oh. partita proprio con un'idea molto part-time inizialmente, nel senso che abbiamo partecipato a questa call che non c'entrava niente, non c'entra niente col modello di business che abbiamo lanciato, Ok, poi consolidato nel tempo. Abbiamo fatto delle altre call sempre sull'idea, e soltanto alla quindi fine acceso quindi la dell'MBA lampadina, acceso diciamo. una lampadina, sì, acceso una lampadina di voglia di esprimere, di creare qualcosa di nuovo, e soprattutto la voglia di sperimentare, di innovare in genere. Era questa la lampadina iniziale che ancora tutt'oggi esiste. Però il full time è diventata molto tempo dopo, cioè due anni, 2 anni e mezzo, perché comunque io ho continuato a lavorare nella mia azienda, ho finito il mio MBA, e poi dopo è successo che siamo riusciti a raccogliere il primo capitale, che abbiamo testato il modello di business, e a quel momento mi sono detto: vabbè, why not? Iniziamo magari a lavorare full time in questa cosa, e da lì poi è partito tutto. Ok, e insieme a te hai dei compagni di viaggio, quindi dall'inizio. Sì, compagni di viaggio che ho conosciuto molti durante l'MBA, alcuni sono diventati come me co-founder. Altri sono stati semplicemente finanziatori, investitori che hanno investito inizialmente nell'idea come business angel, i classici family and friends iniziali, però ad oggi diciamo che siamo rimasti in tre co-founder che ci siamo conosciuti fin dall'inizio, e quindi abbiamo consolidato questo nucleo iniziale di persone che si sono conosciute e hanno validato l'idea, hanno vissuto le fasi iniziali, e oggi lavoriamo, diciamo, tutte e tre full time, o comunque dedicati all'attività. Ok, e avete ruoli diversi in questo, quindi. Sì, cioè, abbiamo messo insieme delle esperienze complementari. Io provengo da una formazione più marketing, c'è cioè chi proveniva comunque già dal settore fashion, che aveva delle aziende in ambito fashion, in abbigliamento sartoriale, molto tradizionali, chi competenze finanziarie, chi aveva delle competenze tech, quindi abbiamo unito delle competenze diversificate per avere un team che fosse in grado di creare il primo prototipo iniziale e fare quella fase di fast prototype iniziale importante, e poi dopo siamo andati pian piano a cercare di specializzare nel corso del tempo per quanto sia possibile specializzarsi all'interno di una startup, nel senso che allora, in realtà alla fine tutti fanno Dovete tutto, nel fare un po' senso tutto. esatto, dalle decisioni strategiche all'interno del board fino a fare la delivery finale talvolta con il cliente, o comunque organizzare il magazzino, tutte le cose che nelle grandi aziende hanno 10.000 livelli, 10.000 catene, ma qua siamo soltanto noi. Beh, dai, la cosa che magari è un po' difficile, ma anche la cosa bella e stimolante, cioè impari un po' tutto, soprattutto poi anche le persone che prenderete, che faranno parte del team. È bello. Assolutamente sì, assolutamente sì. Un po' fa parte anche poi della cultura che è classica del mondo startup, però che abbiamo comunque anche sviluppato noi, nel senso non ci sono distinzioni di livello, di piani gerarchici in qualche modo. Ma c'è comunque la voglia tutti assieme di creare qualcosa che si consolidi, che crei un successo nel corso del tempo. Ok, allora spiegaci un attimo meglio che cosa fa Eligo. Cosa fa Eligo? Allora, Eligo connette, detto in una frase puramente molto veloce, connette gli amanti dell'eleganza sartoriale e dello stile Made in Italy con un network di personal stylist, che
distribuito sul territorio e connesso digitalmente. Questo network, questa community, la chiamiamo community dei Sartorialis, e ad oggi conta oltre 135 persone in Italia, Svizzera, Emirati Arabi e Singapore. Ok, quindi siete già andati all'estero e nei Sì. programmi c'è un'altra espansione sempre più verso altri paesi oppure Sì, in Italia per in più città o entrambe, insomma. entrambi. Entrambe. Vogliamo espanderci sia in Italia, dove copriamo comunque città grandi, ma anche centri minori, città piccole, molto nel nord Italia, nel centro, pian piano stiamo andando anche verso il sud, ma continua anche comunque l'espansione estera in due aree strategiche come il Medio Oriente e il Far East, dove siamo già presenti, quindi l'idea è di utilizzare Dubai, dove siamo presenti, e Singapore come hub per espanderci in tutta l'area della regione. E poi parallelamente costruire comunque un posizionamento anche in Europa. Abbiamo costanti richieste anche perché per poter avviare l'attività non sono necessari degli investimenti pazzeschi, cioè bisogna avere soltanto il tempo, la voglia e la dedizione di portare avanti questa attività, questo modello di business. Poi col tempo si va a costruire tutto, si creano anche delle traction, si approfondiscono gli investimenti. E da lì la voglia di tante persone che magari sono anche italiani, che risiedono all'estero, che quindi vogliono lanciare un business all'estero, vogliono creare una loro startup, eccetera, di magari espandersi in altre aree geografiche dove sono presenti. Quindi abbiamo ricevuto richieste da Polonia, dalla Germania, dalla Sì, Francia, dalla diciamo che il Made in Spagna. Italy nei vestiti è abbastanza Esatto. famoso e richiesto, no? Esatto, e quindi da lì capiremo esattamente chi e quanto andare a spingere poi nello specifico su singole aree o Testate, su insomma, singoli giusto per territori. testare un Esatto, po' e poi capire. Ma l'utente, esatto. il vostro utente target chi è? Allora, in realtà non abbiamo un utente target, nel senso che la figura centrale per noi è il Sartorialist. È il Sartorialist che in qualche modo si relaziona con il cliente, che quindi gli fa vivere un'esperienza, gli propone uno stile, sceglie insieme a lui prodotti, personalizzazioni, tessuti e sceglie insieme a lui come costruire uno stile specificatamente. Di conseguenza, i nostri Sartorialist vanno da persone che hanno 18-19 anni a persone che hanno 75 anni, quindi persone che magari sono in pensione o persone che stanno ancora studiando. Abbiamo veramente una grande eterogeneità di persone e di conseguenza abbiamo una grande eterogeneità di clienti, anche perché molto spesso i Sartorialist partono nella costruzione del business da loro, quindi dalla loro prima cerchia di amici, parenti, conoscenti per costruire un primo modello. Poi noi andiamo a sostenerli con delle attività mirate anche di marketing nel corso del tempo. E quindi non c'è un vero e proprio target. Poi, per carità, una grande afflusso di persone che lavorano in banca, nell'ambito finanziario, perché sono più abituati a usare abiti, camicie e prodotti personalizzati, quindi da lì la frequenza. Però in realtà abbiamo anche persone che magari vengono da noi per una laurea o vengono da noi perché tocchiamo ferro, gli è morto il sarto e quindi magari hanno 70-80 anni, E però quindi sono sempre possono stati abituati. scegliere il Sartorialist che più si addice, quindi giovane o non so, più anziano. Esatto, ogni Sartorialist ha comunque un suo stile, un suo posizionamento specifico, cioè quello più specializzato in ambiti formali, quello più specializzato in ambito dandy, chi fa soltanto abiti da cerimonia, chi fa abiti da donna, tailleur, perché abbiamo ancora comunque una clientela femminile che vuole magari avere degli abiti per determinate posizioni apicali a cui partecipano e molto altro. Ok, Quindi si immagino il sceglie. rapporto sono più uomini che utilizzano? Oh, Sì. sì, Sì, il anche rapporto. perché la nostra comunicazione è più focalizzata verso l'uomo, perché è un mercato, diciamo, più semplice, classico, abituato a determinati prodotti, e noi non facciamo collezioni. Noi diamo la possibilità di creare da zero un capo che è comunque di alta qualità sartoriale, scegliendo cosa si vuole creare. Però non andiamo a definire un modello, non abbiamo un designer dietro che dice quest'anno la collezione è questa, e quindi il risvolto al pantalone lo facciamo in questo modo, con questo taglio specifico. La donna invece è più abituata magari anche a un fast fashion, quindi a variare, avere tanti prodotti in proprio abbigliamento, guardaroba, e difficilmente, tranne un certo tipo di donne che quindi vuole avere determinati prodotti, difficilmente magari è disponibile a farsi guidare da un Sartorialist. Poi per carità abbiamo un 15% di clientela femminile, Ok, di persone un po' le che avete, sì. vogliono avere un prodotto comunque di qualità e vogliono vestirsi in maniera formale, elegante, perché magari vanno in consiglio di amministrazione o sono sia fuori un'azienda, eccetera. Quindi comunque
donne che hanno una carica. che hanno una carica molto spesso, sì. E come competitor in Italia possiamo dire che ne hai trovati o all'estero magari all'estero. Allora, noi distinguiamo solitamente tra competitor di prodotto e competitor di business model. In realtà noi non abbiamo competitor veri e propri, perché non c'è nessuno che fa lo stesso prodotto con questo business model. Come prodotto, noi abbiamo oltre 60.000 competitor, che sono tutti sarti italiani. Secondo l'Istat ci sono oltre 60.000 sarti, e di conseguenza noi ci riferiamo anche poi direttamente da oltre 10 sarti. Nei distretti sartoriali classici italiani, però non li identifichiamo come competitor, perché i sarti È hanno un'età difficile media trovarli online avanzata. anche i sarti, normalmente. Esatto, Cioè, esatto, esatto. E comunque hanno un'età media avanzata, non hanno tecnologia molto spesso, non hanno marketing, non vanno all'estero, quindi non fanno massa critica. Quello che noi facciamo è fare anche questo. Mentre a livello di business model abbiamo soltanto dei comparable negli Stati Uniti, molto più grandi di noi, infatti soltanto negli US non riescono ad avere il vantaggio del Made in Italy, invece che fa parte un po' anche del nostro know-how, della nostra formazione. ok, e quindi in questo hai riconosciuto che c'era un'opportunità in questo settore, giusto? Assolutamente sì. L'opportunità è nata dal fatto dall'analisi che ci ha detto un mercato molto frammentato, dove ci sono questi sarti che continuano a invecchiare. Non riescono molto spesso a fare passaggio generazionale ai figli, perché i figli magari non vogliono più portare avanti attività di questo tipo. C'è molta competizione, ma c'è anche molta qualità. Quindi c'è un'opportunità in un settore molto tradizionale di poter entrare con un modello disruptive e cambiare le regole del gioco. Assolutamente. E hai avuto delle difficoltà in questo? Non so. Bah, le difficoltà ci sono, diciamo, sempre. Quello fa parte del fare una startup, e l'idea è cercare di trovare sempre un modo per poterle superare. La difficoltà principale è la creazione comunque di una community sul territorio, perché richiede tempo e richiede comunque attività costanti di investimenti per poter creare una community che sia radicata e che sia sviluppi anche un brand riconosciuto. Però ci sono anche molte soddisfazioni, nel senso che abbiamo visto per tante persone che magari non sono riuscite a farcela, abbiamo tantissimi casi di persone che ce l'hanno fatta sul territorio e che quindi hanno Assolutamente. trasformato anche un po' le loro vite, diventando magari sartorialist, quindi acquisendo delle competenze, creando un vero e proprio business per loro. Quindi dall'altro lato abbiamo anche cambiato un po' le vite delle persone a livello sociale, ecco, tra virgolette. Bello, bello obiettivo anche, no? Sì, assolutamente. E quindi come trovate nuovi clienti? Tramite, immagino, usate molto digital marketing voi per farvi Sì, conoscere. usiamo tanto digital, quindi social, con delle attività di marketing dedicate, però facciamo anche cose, diciamo, tradizionali, con eventi specifici, facciamo partnership, abbiamo tante convenzioni, oltre 60 convenzioni attive con aziende, e poi comunque creiamo materiale per ogni sartorialist che ha un posizionamento social e che quindi utilizza canali social e canali offline per trovare clienti. Quindi i canali in realtà sono tanti, usiamo sia la parte digital ma anche la parte molto Quindi sia online offline. che offline, Sì, anche ok. perché abbiamo cercato di strutturare un po' il passaparola, che è la base dell'attività del mondo sartoriale, e quando un cliente è soddisfatto fa tanto passaparola verso amici, colleghi, parenti, quando è soddisfatto di un prodotto, ma soprattutto di un professionista. Quando ti leghi a un professionista come sartorialist è come quando ti leghi all'avvocato che ha vinto una causa, e quindi sei talmente contento che abbia vinto la causa che vai a consigliarla a tutti. Ecco, qua è la stessa Quindi cosa. non lo cambiano, non trovi, non c'è qualche volta che cambiano sartorialist all'interno del portale, no? O No, di no, no, magari i solito. sartorialist si aiutano tra di loro, perché quel cliente quel giorno ha bisogno di quella cosa specifica, di quell'abito L'altro creato in quel modello, modo, e quell'altro aiuta dandogli consulenza e specificatamente, anche perché magari fa parte del suo team, oppure anche comunque a livello, diciamo, trasversale tra sartorialist esperti ci si aiuta molto per scambiare informazioni. Quello che facciamo è anche dargli dei momenti formativi in cui si possono confrontare, per questo facciamo un'academy formativa,
che adesso è molto offline ancora, e quindi ogni 2 weekend facciamo una formazione dedicata sia per i Milano. nuovi a Milano, sia per i nuovi che per i saltatori già esperti. A Milano e a Singapore una volta al mese adesso. Però l'obiettivo è creare comunque delle academy sul territorio che siano in grado di replicare lo stesso business model e creare comunque delle basi costanti. Adesso abbiamo già per i prossimi 6 mesi, delle accademie pianificate sul resto del territorio nazionale. Wow, bello, bella opportunità anche per loro. Bravi. Esatto, E grazie. Giulio, che cosa ti ha sorpreso di più del fare startup? Che insegnamenti hai da dare ai giovani che si vogliono avvicinare a questo mondo? Lo consigli? Quindi mi sembra di sì, alla Sì, fine, con tutte le quello difficoltà che magari ci possono sicuramente. essere, ma è comunque una realtà accattivante che ti devi mettere in gioco tutti i giorni, immagino. Esatto, questa è la cosa che in realtà poi ti sorprende sempre, che c'è sempre qualche cosa di nuovo, qualche cosa di nuovo da imparare, se hai fame, se hai curiosità, ma non curiosità spiccio, nel senso che mi interessa capire, bla bla bla, ma curiosità di approfondire, di acquisire nuove competenze in diversi ambiti, cioè dall'ambito dell'amministrazione, del controllo, finance, fino al marketing, fino all'operation, cioè vedi di tutto. E questa è la cosa che a me appassiona di più, la possibilità di vedere tutto, cosa che in una grande azienda è praticamente impossibile, a meno che tu non sia la prima linea. In una media piccola azienda è comunque difficile da raggiungere, e quindi invece in una startup questa possibilità è molto elevata. Diciamo di Come consiglio vedere e anche di approfondire, perché di vedere, di approfondire, esatto, di vedere, approfondire e poi di gestire in maniera diretta con mano, di sperimentare, se hai un'idea la porti sul campo, la testi. Quello che invece consiglierei in genere a chi vuole fare una startup o vuole lanciare un proprio progetto imprenditoriale, va bene, la fase di studio è importante, ma non è tanto importante quanto la fase di test iniziale, cioè devi iniziare subito a testare. Se hai un'idea, devi testare per vedere se c'è un market fit, se c'è un apprezzamento da parte del pubblico, devi lanciarti subito, non aspettare. Magari Di avere il conduci prodotto analisi per perfetto, mesi e mesi. giusto? Come dicono sempre, ma buttarsi e testarlo sul campo. Esatto, piuttosto cerca di contenere i costi di questo test, questo sì, però testalo velocemente e se funziona, poi a creare delle metriche che ti saranno estremamente utili nel momento in cui andrai a raccogliere i soldi da investitori o comunque da persone che ti sono vicine, perché sarai sempre più convinto dell'aderenza del modello rispetto alla realtà. E questo è basilare. Senza lanciarsi subito, ho visto tanta gente che conosco che hanno delle idee che sulla carta potevano essere anche bellissime, anni di studio, eccetera, però poi dopo non sono mai andati sul mercato e non hanno mai hanno soltanto Concretizzato. investito tempo e risorse economiche, perché poi le risorse economiche si investono anche, come il tempo, si investono anche studiando, facendo e testando. Invece c'hai la possibilità di dire: no, vabbè, questa è una cavolata, tra virgolette, Non c'è mercato, il mercato lo vorrebbe in un altro modo, quindi. oppure di affinare il tuo modello di business, cioè come noi siamo partiti con un modello di business, l'abbiamo cambiato 4 volte fino a che il mercato ha detto: ok, questa è la proposta che apprezzo e su cui sono disposto a spendere dei soldi per questo bisogno e servizio che tu vai a soddisfare, altrimenti se questo bisogno e servizio non viene soddisfatto correttamente, non sono in grado di darti questo apprezzamento economico. Grazie Giulio, penso sia molto utile. Prego. Grazie, in bocca al lupo per tutto, tienici Prego, grazie. aggiornati. Grazie mille. Ciao, grazie mille. Ciao.